Accelerare la creazione nel territorio napoletano di start-up che abbiano un potenziale significativo di crescita dimensionale e rilevanti contenuti di tecnologia e innovazione. È questo lo scopo di Tech Hub, progetto realizzato dalla Camera di Commercio di Napoli in concorso con l'Università degli Studi Federico II e il Banco di Napoli. Il presidente dell'ente camerale, Maurizio Maddaloni, esprime l'importanza della formazione per coloro che con idee innovative vogliono fare impresa. Un processo virtuoso che tende da un lato a confermare la vitalità del settore imprenditoriale, dall'altro la necessità di riposizionare appunto le attività produttive giocando la carta della innovazione, della originalità delle idee, e quindi in questo mi sembra più che normale che il sistema camerale, che ha nel suo DNA proprio la crescita dell'economia e del sistema delle imprese, accompagni con forza e con convincimento, con una serie di risorse economiche anche significative, questo virtuoso processo per riposizionare il sistema economico del nostro territorio in maniera più adeguata e consona a quelle che sono le aspettative. Presentate le prime 30 aziende selezionate tramite il bando pubblico, pronte a partire per il primo percorso di formazione che vedrà protagonisti l'Ateneo Federiciano e il Banco di Napoli, rappresentati per l'occasione dal rettore Massimo Marrelli e dal presidente del banco Maurizio Barracco. Da un fascio laser che analizza la qualità dell'aria, alla capacità di fare compostaggio con dei vermi particolari che accelerano, moltiplicano per 4 volte la velocità di compostaggio, fino addirittura alla birra per celiaci, che secondo me è un'idea brillantissima, perché esistono le pizze per celiaci, non esistono le birre per celiaci, birra e pizza vanno assieme. Allora queste sono idee veramente creative, importanti, e dobbiamo far di tutto per evitare che questi ragazzi vadano a fare impresa fuori, devono restare qua. Oggi è un primo ciclo, il secondo ciclo partirà fra un mese, 30 imprese sono state ammesse, spuntiamo sull'innovazione, cosa che si deve fare in questo momento di crisi. Si può aiutare formandoli e dotandoli anche finanziariamente, è obbligatorio farlo in Italia poco competitiva, solo l'innovazione ci potrà salvare con l'export.